casa mia. Senti la potenza balsamica di Golia Active Plus. Respira Golia. Una 500L? Due 500L? No, tante 500L. Dove? Solo da Fassina al Car Village di Via Grassi 98 a Milano. Se cerchi una vettura, qua la trovi di sicuro. Vieni a scoprire in JB Cars nuova Discovery Sport, disponibile nelle motorizzazioni diesel ibrido, benzina ibrido e anche plug-in, con 50 km di autonomia totalmente elettrica. Vi aspettiamo in JB Cars a Monza. Ciao ragazzi, Marino Carburatori Bergamo, da 40 anni a vostra disposizione per ogni tipo di esigenza sulla vostra vettura. Banchi prova potenza, ottimizzazione, autodiagnosi. Qualsiasi cosa sapete dove trovarci, nei numeri sovraimpressioni. Ciao a tutti! Eccoci qua con tutti i nuovi scooter della gamma da turismo di Honda. ADV 350, XADV 750, il Forza 350 e il Forza 750. Cosa volete di più dalla vita? Alla Motostar trovate la moto per tutte le vostre esigenze. Vi aspettiamo! Che palle sto tempo! C'è solo una cosa che riesce a farmi sorridere con questo grigiume. Questo. Ciao ragazzi, se anche voi avete la passione per i cinquantini e i 125 che urlano, il posto giusto è Kimoto. Da Kimoto trovate la più ampia gamma delle moto che ci fanno sognare. Fanti, Caprilia, Derby, Venti e Malaguti, ci sono davvero tutte. Kimoto realizza davvero tutti i nostri sogni. Casco in testa e via tutto gas da Kimoto. Ruggero Moto, da sempre leader nell'assistenza per la tua moto e concessionario Moto Morini, dopo il grande successo di Xscape, ti presenta le nuove 6,5 nelle due declinazioni, STR Naked e SCR Scrambler. Prenota subito il tuo test ride da Ruggero Moto e parti a cavallo di un mito. Ciao ragazzi! Ciao a tutti, ciao Gasolio, ciao Oscar, ciao Guaro, ciao Gigi. Ciao. Cos'è sto rumore? È Gigi che fa sto rumore, cos'è? No, io ah, sono io, aspetta, sono io. Sei tutto nero? Beh, non lo so, io non credo. Ma cos'è, boh? Che casino sei un curatore? Sì, boh, ancora uso, la madonna. Fa vabbè, mi sa che sono io, ragazzi. Sono io, ma arrivo. Aspettate un attimo che arrivo. Penso, non lo so. Sento un rumore di fuoco. Io sento benissimo. Per me è perfetto. Adesso mi sentite? Adesso meglio, no, no, uguale. Sì. Non capisco cos'è questo rumore sotto. Io non so, non penso di essere io. Non so. Non sento niente. Ma io, no. Io sento una scossa elettrica. La scossa elettrica. Stai provando delle bobine? Cosa stai facendo? Vediamo se è Gigi. Proviamo se... Adesso comincio a eliminarli tutti. È Gigi. Senti che se elimino... Aspetta che elimino anche Gasolio. Vediamo se è Gasolio. Se non è Gasolio. Sì, è Gasolio. È Gasolio allora. Ha montato la telemetria nell'impianto elettrico. Gasolio, tu hai messo sotto qualcosa? Hai messo lo scarico quello aperto? E non so che cos'è che è, perché... No, io non sono. Io vi sento benissimo. Non ho capito, non sentiamo... Senti che si... Provo a uscire e rientrare. Aspetta, rifacciamo la prova. Vediamo se non si sente con te eliminato. Ti teniamo lì, ma non ti sentiamo. È bellissimo. Tutta la sera che facciamo tre ore. Stasera, vedi che è lui. Senti che non fa più rumore. È Gasolio. No, Gasolio. Pensavo fossi te, Gigi. Esco lì. Gasolio. Dai. Riproviamo. Stai lì adesso. Stai lì. No, c'è un casino. Sei te. Vedi che comincio da scrivere, è il rumore della onda di Marco. No. Non lo so, provo a uscire a rientrare, Gasolio, vediamo se sei qui. Esce e rientra.
Secondo me purtroppo è gasolio, non so come la vedete voi. Allora, ha dichiarato che ha fatto l'impianto elettrico lui oggi. È quello che mi fa pensare, oggi ha fatto l'impianto, ma la mia telecamera non va, io non so se mi sentite, non so che cazzo c'ha la mia telecamera. Tu. Sei bloccato un po', però va. No, posto, finito. Era un disastro, un disastro stasera. Vabbè, vado così, dai, fa niente. No, il rischio nostro, la nostra età, che alle 9:30 dormiamo. Chi è che ha proposto le 9:30? Oscar? Io no, perché io 9:30 di solito vado a letto. Però ho detto, visto che stasera... Oscar, in Spagna, insomma, ma alle 9:30 non si mangia neanche, perciò che male ancora. Inizi. Gasolio, ancora. Non mi spiace dirtelo, ma senti... Il microfono! Ti sento... C'è uno col trapo. Ti ricordo quando andavi con 748 uguale, come quando andavi con 748 uguale. Dai, non mi rompete le palle, perché oggi ho lavorato tutto il giorno l'impianto di casa, non mi interessa, ma non va bene. Si sente gasolio, si sente, numero uno. Vieni anche a casa mia a fare l'impianto elettrico, vai. Sei bravo, no, hai fatto un bel lavoro. Io no. Vedi che è lui, se lo blocco è lui, vedi che se lo zittisco è proprio lui. È lui. La mia camera si blocca, lui fa casino, allora, vabbè, ci stava. Silicona la presa. Adesso tutta la puntata con gasolio che fa casino e con la mia telecamera che si blocca. Vabbè, che disastro. Vabbè, ragazzi, no, io aspetta gasolio, ti apro, se no vai. Cosa? Allora, me ne vado, se hai fatto casino me ne vado. No, non puoi andartene, fallo dal cellulare, non ce l'hai il cellulare, fallo dal cellulare. Sì. Prova col cellulare. Prova col cellulare, gasolio, così è, sembra una mitragliatrice di Putin, non si può, così è bestiale. Che casino. Ragazzi, adesso poi torna gasolio. No, avevo voglia di sentirvi e di vedervi, perché oggi c'è stata la presentazione della HRC e sicuramente il clima in HRC non è dei migliori, abbiamo qualche immagine, la vediamo. E soprattutto secondo me l'umore di Mark, mi spiace che non ci siano grossi temi, no? Però è il periodo peggiore dell'anno per arrivare alla partenza vera, no? Ai prossimi test di Portimao, questo forse è il periodo più critico, i temi sono quelli, però sicuramente qua c'è un tema grosso che riguarda anche il campionato, perché se questa coppia, soprattutto Mark e la Honda, più che Mir e la Honda, che avrà bisogno un po' più di affiatamento, se la coppia Honda Mark non funziona, è un problemone, è un problema anche per la Dorna, è un problema per il campionato. È vero che Bastianini e Bagnaia e gli altri ducatisti terranno vivo il campionato, però la Honda il campionato ha bisogno della Honda. Volevo capire cosa ne pensate voi, poi vediamo anche le immagini alla luce anche dei grossi eventi che Mark sta facendo per promuovere la sua immagine, no? A Madrid, dopo vi faccio vedere ancora delle immagini, a Madrid ha fatto un evento grosso con tutti i tifosi, con un grosso palco, insomma, sta spingendo come forse non ha mai fatto per la sua immagine. Io sono d'accordo, partirei da Oscar, che è il più vicino al mondo di Mark e che, avendo vissuto magari più da vicino anche gli eventi che Mark sta facendo a Madrid nella fattispecie, può darci una lettura di questo momento complicato. Oscar. Ciao, buonasera a tutti, anche a Gasolio. Buonasera. Ciao. allora, guarda, io sono stato chiamato giovedì scorso, sono stato chiamato da Red Bull Spagna. Mi hanno chiesto se aveva piacere di accompagnare a Marquez su questo evento vicino a lui con la moto, no? Allora ho detto che sì, per me era un piacere, ho parlato anche con le ragazze, mi hanno detto che è bene, e quello che vado dietro, questo è il terzo alla destra, sono io. E allora, questo è un evento che ha fatto la Red Bull perché diciamo che di quando ho parlato con il capo della Red Bull non sono tanto contenti del lavoro che si sta facendo come immagine per prendere il ritorno di uno come Marc Márquez, no? Loro non saranno il title sponsor come erano fino adesso del Gran Premio di Jerez, e diciamo che il soldi che non si mette sul Gran Premio volevano fare qualcosa speciale per Mark, e hanno fatto questo film che io già ho visto 4 episodi di questo film ieri sera, fatto bellissimo, fatto, te dico, un lavoro bellissimo dove si parla di tutto quello che è successo a Marte, no? Di come è arrivato
su gara sportiva che ha cominciato con la 125, anche da piccolino. Dopo, quando si è fatto male, è la recuperazione, il punto di inflessione molto bello quando lui ha pensato di smettere di correre, lui piangendo. Ti dico, un documentale molto bello. Lì si è rotto la moto. lì devo dire che okay. Quando era in metà della gravità si è rotto la frizione della moto, perché vabbè, è una show bike che usiamo nuovamente, ovviamente non è una moto GP, è una moto... quella moto stradale che usiamo senza le valvole pneumatici, e si è rotto la frizione perché alla fine Mark ha fatto tante salite giù su, che alla fine la frizione ha morto, no? La fusa. Dopo siamo stati insieme perché quando lui mi ha visto che era a fianco suo, mi sono avvicinato e gli ho detto: guarda che Fabio Quartararo mi ha detto che mi dà 100.000 euro se la prima curva ti butto fuori, ti faccio cadere. E lui mi ha detto che non ha bisogno, no? Dicendo non credo che sia il gran problema io questi anni, ma neanche Fabio deve stare con questo, no? Nella testa, perché ovviamente dopo del test del Sepang, dopo quello test dove ci sono 8 Ducati dentro dei 10 primi, ma anche le Aprilie, non è che la Honda e la Yamaha sia la moto preferita per battersi il moto mondiale quest'anno, no? Diciamo che di quando ho parlato con quelli della Honda, che mi hanno detto cosa hanno fatto più o meno di provare, non c'era tanto di provare, e c'era più, bueno, l'ha detto anche Marquez, l'ha detto, che il lavoro più grande che si è fatto a Sepang è stato in fare capire al tecnico nuovo come è la moto. Che questo è, diciamo che è una merda quando sei un pilota come Marquez, perché quando sei un pilota come Marquez devi andare a provare la roba giusta che serve, no? Solo che ovviamente è il pilota con più esperienza, e l'hanno fatto provare la moto anche senza le ali, tutta per capire 100% com'è la moto. Questo per me è un problema in più che ha la Honda, perché portare a uno, lo abbiamo detto l'altro giorno, no? Portare a un tecnico della Suzuki, che è un motore 4 cilindri in linea con un telaio, una moto totalmente diversa, farle capire adesso una Honda ovviamente sarà difficile, però è un lavoro che bisogna fare, che lo ha fatto Marquez, lo ha fatto contento perché deve di farlo, ma lui ha detto che è uscito molto contento della parte personale, perché il braccio le funziona molto bene, infatti meglio di quello che lui pensava, ma la moto ancora è lontana. Ha fatto un step in più, solo che gli altri hanno fatto un altro step, e come il gap è molto grande, no, la differenza ancora esiste lì, no? È troppa. Ok, Gasolio, attivati il microfono perché sei chiuso, ma non sono io ad avertelo chiuso. Se mi hai sentito, attivati il microfono. Intanto Guaro e Gigi, vai. Le domande sono tante, poi ve ne passo, comunque, vai, chi va? No, volevo dire, va, intanto che ci sia bisogno della Honda, soprattutto di Marquez nella MotoGP è abbastanza, insomma, mi sentite? Scontato, perché sì, Gasolio, sì, è abbastanza okay. Scontato per me, perché insomma conosciamo tutti chi è Marc Marquez, e soprattutto come intende partecipare alle competizioni la Honda, no? Da vincenti, quindi per questi motivi e tanti altri è importante che siano presenti, anche perché quando ci sono si sentono, insomma, e danno, no? Danno un po' di frizzantezza alla situazione, perché Marco, quando diciamo corre, non corre per arrivare secondo, è un pilota vincente, quando c'è si sente, e quindi è un valore, come sempre abbiamo detto, un valore aggiunto per il campionato, quindi è importante. L'altra cosa un po' che mi preoccupa, che di quello che ha detto Oscar, è che se non ha portato ancora provando per vedere quello che c'è da sistemare, mi sembra che la situazione sia un po' in ritardo, perché non manca tanto al campionato se c'è tante cose ancora da rivedere e non si è ancora capito qual è la moto di base o cos'è che va bene di base. La vedo un po' preoccupante la situazione, però sono la Honda, hanno Marquez, e
io confido che siano competitivi, spero che siano competitivi per lo spettacolo, questo è quello che penso. Certo, Gigi Casoglio, poi andate poi a voi a ruota libera, io vi seguo ragazzi. Ma io pensavo che... Vai Gigi. Adesso che funziona tutto, parla. No, niente, sì, appunto, sentivo quello che diceva Oscar riguardo al fatto che il tecnico, intendeva il tecnico delle sospensioni, che per lui è tutto nuovo, perciò se deve scoprire la moto adesso, mi sa che è un po' tardi, partono un po' in ritardo. Perché scoprire una moto adesso, cioè la moto va scoperta, forse doveva scoprirla a settembre, mica adesso. Poi a settembre non era neanche stato ingaggiato, però comunque sono comunque molto in ritardo e la vedo dura a questo punto. Dura, Gigi? Per me faranno fatica un po' all'inizio, ma poi saranno della partita, sicuramente. Per me non sono così... Io non li vedo così, cioè non li vedo, magari non li, io non li vedo, lo spero magari, ma non li vedo così fuori dal gioco proprio. L'unica cosa che spero che la Honda faccia è non ascoltare Mir o gli altri, deve ascoltarne uno, basta, l'unico che ha vinto. E Mir deve fare la sua parte, usare quello che gli danno, cercare di fare bene senza pretendere niente, perché quello secondo me è l'unico, purtroppo è difficile, ma l'unico problema che potrebbe avere la Honda nel non essere della partita. Ok, tu parli... Sì, vai Casoglio, vai tu. Dicevo, mi risulta molto strano pensare che la Honda non possa essere competitiva, visto che è stata la moto da battere per centinaia di anni, insomma. Era sempre la Honda la numero uno. Adesso trovarsi in questa condizione a me mi sembra di sognare, perché non so, non capisco come abbiano fatto a trovarsi in una situazione così disastrosa. E questo qualcuno avrà delle responsabilità, non so. Di solito cadevano delle gran teste, anche per molto meno, però qui non si sente dire niente, non capisco. Sì, però, Oscar, sono cadute delle teste, no? È caduta quella di Takeo, però è caduta tardi. Cioè, forse, non so, doveva cadere anche Puig, non lo so, chiedo voi, io non... ho indicazioni fumose su Puig, però evidentemente la testa di Takeo è doveva cadere prima, no? Perché se adesso sono in questo disastro qua, è un disastro che si è accumulato su 3 stagioni, probabilmente anche qualcosa in più, e adesso è chiaro che non riescono a recuperare su Ducati, che sta andando avanti con Dall'Igna, con uno schema che porta avanti da qualche anno, ma non è che l'ha fatto l'altro ieri Dall'Igna, però adesso beccarli è impossibile. Per cui io le teste forse dovevano cadere prima, Oscar, o no? Io ti dico la verità che, te lo dico con la mano nel cuore, Takeo ha avuto, per me, ha avuto il culo di che c'era Marc Márquez. Se non c'era Marc Márquez negli ultimi anni, con Takeo la moto che ha fatto non vinceva. Infatti si è visto, quando ha mancato Márquez, si è visto che era una moto che era difficile vincere con quella lì. Solo che, ti dico, razionare con il giapponese è molto difficile, molto difficile. Kokobu-san o Kubata-san, che sono quelli forti che stanno nella Honda, che sono quelli che comandano su questo progetto, hanno deciso che Takeo non c'è più. Per me, un po' tardi, ma ti dico la verità, a chi metti? Non è facile mettere un'altra persona lì. Questa idea di mettere a questo tecnico nuovo che arriva della Suzuki sicuramente sarà una idea buona. Il problema è che adesso è un problema in più. È un problema in più perché è uno che non conosce la moto. Non è uno che l'ha portato, che conosce la moto, che subito va a dare una soluzione. È uno che non conosce la moto, le ha fatto girare a Mar, anche con la moto senza le ali, senza niente, per capire un po' l'aerodinamica, per vedere la staccata, come si muove il telaio, come reazione al telaio, senza le ali, con le ali, tutto quanto, perché il poverino, per me, si trova in una situazione molto difficile, perché c'è una pressione incredibile sulla Honda. Diciamo che adesso il pilota funziona per quello che deve funzionare la moto sì o sì, e lui si trova in un posto con una moto che non conosce di niente, con una pressione molto grande del moto mondiale. Te dico la verità, per me, io penso che, sempre l'ho detto, credo che ha fatto un step nel momento che la Honda, che l'HRC ha permesso
ha permesso fare un forcellone d'alluminio a, a uno come Kalec, è perché ha cominciato a aprire la mente, perché erano veramente persi. Però devono fare così, devono fare così, ma anche la Yamaha, devono cominciare a pensare con la testa un po' in Europa, perché se no con questa mentalità giapponese è molto difficile. È dura. Queste buco che ci sono. Certo, vediamo chi di voi è d'accordo. Io sono molto d'accordo con Mario Zerlini, che le gare le sprint race del sabato secondo me saranno un'arma, potrebbero essere un'arma per Mark, perché credo che con la, la sua attitudine, poi è chiaro ce ne sono altri forti, sulla, probabilmente sulla, su, sulle gare veloci, no? Sul, sul breve, però potrebbe essere una strategia per lui, sapendo di avere soprattutto all'inizio una moto decisamente inferiore a Ducati, Aprilia, probabilmente anche alla, alla Yamaha, KTM, non lo so, chiedo voi, però potrebbe essere un'idea quella di tararsi sulla sprint race per non mollare il treno fino in fondo. Non so cosa ne pensate, se chi è d'accordo con Mario? Ma io non lo so, se uno è competitivo nella sprint race, è competitivo nella gara lunga, cioè le differenze tecniche ci sono sia nella sprint race che nella gara lunga, non è che poi dopo c'è una questione un po' più di gestione, no? Delle gomme, di saper guidare la moto quando comunque consuma le gomme e diciamo tra virgolette come parliamo noi si scalda tutto e quindi funziona diversamente, ma non ha più il pieno di benzina e quindi ci sono delle cose che cambiano ma delle cose che migliorano. E, oppure di una sprint race che è una gara veloce, però se c'è una differenza tecnica di come si è visto quasi un secondo, cioè fai fatica anche in una sprint race secondo me, non è che... Poi Marquez, per l'amor di Dio, è uno di quelli che quando è lì butta il cuore tra l'ostacolo, ma se c'è una differenza così tecnica, poi adesso credo che Marquez sia un Marquez cambiato, nel senso che arriverà fino a un certo punto, no? Di rischiare e di buttare il cuore oltre l'ostacolo dopo quello che gli è successo, quindi credo che ragionerà molto di più dopo quello che ha passato nella sua carriera, no? Questa cosa, quindi se i valori in campo sono quelli della Malesia, secondo me fa fatica anche nella sprint race, poi spero di no per lo spettacolo, perché se lui è competitivo lo spettacolo c'è. Io sì, sì, faccio un po' fatica, sento gli altri, però faccio un po' fatica a pensare a un Marquez che si presenta a Madrid, che si presenta con no, migliaia di tifosi, che sta spingendo così tanto sull'acceleratore, lo vedo, non lo vedo andare dentro in pista per stare decimo come l'anno scorso gli succedeva ed essere contento. Io sono d'accordo con voi, no? Se diciamo che non è più il ragazzino che si buttava a dei problemi, la diplopia, insomma il braccio che sta meglio, però è comunque un braccio ferito, ma non ce lo vedo partire remissivo, capite cosa voglio dire? Che può essere un problema, no? Ma Gasolio, io lo vedo buttarsi per cercare di vincere, secondo me, nonostante la moto sia un disastro, o no? Ma quello sicuramente, io non vorrei che esagerasse e poi tornasse a farsi del male, perché poi alla fine quando uno ha la moto inferiore e cerca di togliere quello che manca alla moto, di darlo con la forza in pista, insomma la guida, ti porta poi a commettere degli errori e anche a volte farti del male. Io riguardo quello che diceva il Guaro, riguardo la sprint race, per me, a mio giudizio, essendo una gara corta, riesce probabilmente un pilota che è un funambolo come Marquez, forse riesce a dare qualcosa di più che una gara lunga, perché essendo una gara corta lui è uno che parte subito a tutto gas, anche gli altri, ma lui un po' di più, dunque credo che sia leggermente avvantaggiato. Tutti quei piloti che riescono a dare tutto subito sono leggermente avvantaggiati. Poi è chiaro che se hai una moto che non va, il vantaggio ti dura poco, però si spera che la Honda ci metta una pezza a questa condizione tecnica, perché non è possibile, dai, non è credibile. Certo. Gigi Oscar, fatevi sentire voi. Se parliamo di un giro, posso darvi ragione, no? Può fare un giro da star davanti, anche se la moto
manca. Per me la sprint race, che siano 10-12 giri, quelli che decidono, alla fine è una gara più corta. Tu non puoi fare 12 giri come uno. E perciò lui, come dico, capirà adesso quanto gli manca, e sa benissimo che i conti si fanno alla fine, e per me soffrirà all'inizio, quello sì, perché è una cosa normale, no? Qualcosa non quadra, non tutto, e bisogna dare il tempo o 2-3 gare o di far quadrare il tutto. Poi il resto sicuramente dovrà mettere lui, ma sai, Oscar lo conosci, io conosco, questo è uno che se soltanto sente l'odore gli ritorna da far tutto, eh? Non è che ha bisogno di più, eh? No, quello sicuro. A Diego, Oscar, hai voglia di rispondere, mi fai fare solo una pausa, poi lui invece sostiene potrebbe essere un boomerang per Marchi il fatto di puntare sulle sprint race, cioè il buttare dentro tutto quello che ha su queste gare brevi. Rispondiamo a lui e agli altri amici tra un minuto, giuro, un minuto sono da voi. Senti la potenza balsamica di Golia Active Plus. Respira Golia. Una Lancia Y? Due Lancia Y? No, tante Lancia Y. Dove? Da Fassina al Car Village, Via Grassi 98 a Milano. Se cerchi una vettura, qua la trovi di sicuro. Ciao, sono Francesco, Yamaha di Sorno Motor Times. Vi aspettiamo numerosi per la gamma Yamaha nuovo. Abbiamo anche usato multimarca garantito fino a 2 anni. Officina chiaramente sia nella sede di Saronno che nella sede di Legnano. Venite. Stasera non va un tubo, ragazzi, si inchioda tutto. Mi sentite voi? Sì, tutto, sì. Si blocca tutto. Secondo me Gasolio ci ha incasinato tutti. No, non è colpa mia, non è colpa mia. Sì, Gasolio, hai fatto qualche casino e ci hai contagiato. Oscar, hai voglia di rispondere all'amico di prima? Dice, non sarà un problema invece per Mark il fatto di puntare sulle sprint race? Guarda, io ieri ho visto parte del documentale e... ho visto la gara dell'anno scorso, quando la gara di America, no? E quando la moto non c'era, quando lui aveva il braccio, il suo, ricordate che era rotato 40 gradi e lui doveva di guidare la moto così, non poteva staccare. Lui ha partito l'ultimo, è arrivato sesto, con un braccio che un braccio ancora distrutto con una moto che non andava. Lui ha due coglioni. Te dico, soprannaturale, e farà il massimo, sicuro, 100%. È vero che hanno detto, come Fabio Quartararo ha detto, che la Yamaha in Malaysia, la moto c'era con le gomme nuove, con molto grip, fino a che non aveva 10-11 giri non poteva farle girare la moto. E anche la Honda aveva un po' di problema di questo. Ovviamente questo con la gara di 10 giri, 11 giri non è che aiuta tanto. Ma conoscendo come Mark, io da tanti anni riconosco la Honda tiene un potenziale incredibile, lo conosco bene la Honda. Infatti adesso ti posso dire, c'è ancora più potenziale perché ha fatto questa nuova, non so se avete visto la moto, oggi la presentazione che c'è una linea blu, scritta Honda, non so se la puoi fare vedere, Bob, se puoi vedere. Arrivo subito, la sto cercando, vai. La sella della moto, vedrai. C'è una linea con un nuovo sponsor, una strategia che ha fatto la Honda, che l'altro giorno abbiamo parlato di questo, che è il gruppo HRC sta dentro di Honda Motor, dentro del gruppo Honda Moto, no? Vuol dire che c'è ancora più power per me, per la HRC, sicuramente c'è più un'altra strategia anche con la Formula 1. Questo, Honda Racing, l'avete visto con il logo? Sì, sì, volevo bloccarlo, non ce l'ho fatta, comunque sì, l'avete visto, Honda Racing. No, a parte dell'HRC che ancora c'è, ma c'è questo nuovo sponsor, che vuol dire che questo nuovo gruppo di lavoro, che sta questo. Allora, te dico, io ho tanta confidenza alla Honda, ma ti dico che sono tutti sopra Marche. Forse quello che diceva Gigi, no? Alla fine devi dare il potere, se lo devi dare a quello che va forte con la moto. Cimpon, questo funziona così, e la Honda è sempre stato così.
L'anno scorso non hanno dato l'opportunità a Paul Espargaró, neanche a Alex Márquez, non ha dato nessuna opportunità di sviluppare quella moto lì. Te lo posso dire perché lo so 100% che i piloti non erano contenti perché non ha dato l'opportunità a nessuno dei due di sfruttare la moto e di sviluppare quella moto lì. E penso che questo è un sbaglio che la Honda deve capire. Ok, Márquez deve comandare su quello progetto, ma un pilota come Joan Mir, un pilota come Alex Rins, che viene di vincere due delle ultime tre gare dell'anno scorso, se le deve dare più importanza e farle sviluppare la moto anche loro, perché se no il giorno che Márquez decida andare via, la Honda tendrà un gran problema. Ok, cosa, volete aggiungere qualcosa? Guaro, Gigi, Gasolio, vai. Ma no, c'è poco da aggiungere, nel senso che adesso c'è Ducati a un livello di competitività di moto, ha raggiunto un pacchetto veramente importante e è chiaro che secondo me Mark con una moto insomma non buona, non ti dico a livello a pari della Ducati, perché secondo me con una moto pari della Ducati abbiamo finito di divertirci, è meglio che ce l'abbia un po' inferiore perché così almeno ci divertiamo, ma almeno competitiva, se no credo che con il pacchetto che adesso Ducati faccia fatica. Spero che comunque, come ha detto Paolo, come abbiamo sempre detto, insomma la Honda è la Honda, ha un know-how, ha un'esperienza, un'importanza nella MotoGP che non credo non riesca a fare una moto, è sempre riuscita a farla. A me mi preoccupa una frase che ha detto Mark quando ha finito il test di Malasia, mi preoccupa perché l'hanno chiesto, ok, hai cominciato con 4 moto, dopo hai finito l'altro giorno 3, dopo 2, dopo alla fine ti sei concentrato con una. Joan Mir ha usato la stessa moto e lui ha detto, non so cosa ha usato Joan Mir. Questo mi preoccupa perché questo non può essere vero in una ditta come la Honda, che te non sai cosa ha usato tuo compagno, che non c'è quell'intercambio di comunicazione, che non c'è quello feeling entre loro. Ostia, una delle roba che diceva Paul Espargaró quando è arrivato la Honda, che lui arrivava dalla KTM, Paul diceva, noi ogni giorno facciamo meeting nel camion, un tavolo di 10 metri, e facciamo un meeting piloti, tecnici, capo tecnico, tutti insieme, e tutti parliamo di come funziona la moto, cosa abbiamo bisogno. E qua la Honda sono arrivato, mai mi hanno chiesto. Infatti, Alex Márquez, la prima roba che ha detto quando è arrivato De Gresini, ha detto è una figata perché la Ducati viene a cercarci cada 10 minuti, o 10 minuti, cada ogni ora, ha venuto a cercarmi, a chiedermi come è la moto, cosa penso, che hai bisogno, che la Honda mai mi ha successo questo. Io ti dico, io non è che vai a contra uno come contro Takeo, ma Takeo solamente entrava al boss nostro quando noi stavamo davanti a fare un po' la figura, ma non si preoccupava per la moto come deve preoccuparsi un capo tecnico, non si preoccupano solamente, si preoccupano solo di Mark, non c'è informazione per il resto dei piloti, e per me questo è un sbaglio grandissimo che la Ducati lo sta facendo di Dio e che la Aprilia sta facendo anche, e questa è per me la maniera di non fare il bene il lavoro della Honda e anche della Yamaha. Ok, vedremo se cambierà questo meccanismo. Sono in tanti stupiti del fatto che Puig non abbia ancora parlato con Mir, credo che lo abbia detto oggi, io non ho sentito le dichiarazioni. Che significato ha una cosa del genere? Perché dopo è brutto, no? No, per me no. Guarda, io sono d'accordo per una parte, non d'accordo. Secondo me la Honda adesso, Mir, guarda, per far sviluppare una moto uno deve dimostrare che va forte e c'è sempre. Mir ha vinto il campionato del mondo l'anno del Covid, poi l'anno dopo non ha combinato niente. Perciò, anzi, diceva che la moto aveva anche problemi, ha parlato male anche della Suzuki. Questo è innegabile, la moto che l'ha portata al campione del mondo. Rins è stato uno occasionale che ogni tanto vinceva nonostante che aveva una moto buona, e perciò nessuno di questi ha preso una moto che non andava o che è arrivato.
adesso non c'è il tempo di seguire e di accompagnare tutti questi problemi. Uno ne hanno che ha vinto e uno deve vincere. Perciò quando vincerà quello, avranno una moto competitiva da stare davanti e gli altri dovranno arrivare più avanti possibile. Però l'importante, cioè, la Honda deve vincere, purtroppo l'unico che può farla vincere è quello. Gli altri, se non hanno dimostrato che possono vincere, sempre, esserci sempre. Hanno un problema, non ci sono più. E l'altro invece ha un problema e c'è sempre. Perciò non riesco a capire questo fatto. Poi, passato Marquez, penseranno. Adesso, cosa vuoi che ti dica? Per me potevano fare 50 meeting, ma con i piloti che avevano prima, io ripeto, all'inizio dell'anno Spargarò era contentissimo, la moto ha un grip incredibile dietro e poi la fa niente. Allora che occasione gli devi dare? Poi è normale che la Ducati faccia diverso dalla Honda, però voglio ricordare questo. Ci sono i periodi. La Ducati è entrata in un periodo positivo da quando Andrea Dovizioso si è occupato di questa moto. Ha dimostrato Bastianini, e non so Bagnaia con che moto ha corso, anche se la mia idea è che non era la nuova, ha dimostrato che la moto vecchia andava come la nuova. Perciò prima ci è voluto un fenomeno. Adesso stanno cavalcando questo ciclo che è arrivato dopo 10 anni, non dopo un anno. Perciò, sai, io non vedo sbagliato il fatto di non dare luce a nessuno, no? Perché non c'è tempo, purtroppo le cose sono così. Io, Gigi, non ti dico di darle l'opportunità di sviluppare una moto a ognuno, ti dico di prendere informazioni di tutti quanti. Ti dico di avere un po' per capire come funziona una moto. Che la Oscar, questo non esiste, è un problema. Ma il problema di che Vinales è andato via della Yamaha ha stato anche per questo, perché no, il giapponese, il problema che ha è che con quella testa funzionano così. No, ma è sempre stato così, no? È arrivato Rossi, è arrivato un campione, stavano il campione, avevano Duan, seguivano il campione, gli altri si adattavano con quello che avevano. I giapponesi sono sempre stati così, perché hanno avuto sempre il forte, no? Ma le grandi aziende di solito fanno tutte così, cioè seguono sempre, è chiaro che hanno il pilota numero uno e seguono le indicazioni del pilota numero uno. Poi se il pilota numero uno è un imbecille e fa una moto di merda, ma lui la fa vincere, vanno con quella moto sempre. Va bene uguale. Quando questo pilota si ritira, l'azienda cade nel baratro, perché è così. Però d'altronde la moto di Doan la guidava solo Doan. Però quante volte ci ha vinto? Ci ha vinto solo lui. Appunto, ci ha vinto solo lui. La moto di Marquez la guida solo Marquez, perché sono cicli di fenomeni che fanno una moto che la guida solo loro. È chiaro che un'azienda deve seguire loro. Poi se cominciano a avere troppe informazioni a destra e a sinistra, potrebbero anche mandarli in confusione, anche se difficilmente una Honda va in confusione, però adesso succede. Certo. Insomma, non... Ma avete visto il messaggio di Ste? Che bravo, questo... posso dire una cosa, Franco? Sì, certo, sì, poi rispondiamo a Ste. Sono bravo Gasoglio, io sono molto d'accordo con te. Adesso la Ducati ha la possibilità, Oscar, di ascoltarli tutti, perché è in una condizione che li può ascoltare tutti. Se avessero la necessità di dover vincere perché c'è qualcun altro con un'altra moto che va più forte, vedrai che cominciano a ascoltare solo quello che può dare fastidio a quello che va forte, non tutti, ed è sempre stata così. D'altronde credo che la Honda, è vero che ha sempre ascoltato Marquez, ma tu lo sai bene meglio di me, in questo sport quello che conta è vincere, punto. E con quel tipo di strategia lì la Honda ha vinto. Io come Gigi anch'io mi ricordo bene Spargarò dopo i test in Qatar, la prima gara che era andato forte, mi hanno ascoltato, adesso la moto a grip tutto, poi non ha fatto niente. Come tutti gli altri anni con la KTM, cosa ha fatto? Cioè alla fine io credo che il pilota da essere ascoltato, se non hai la necessità di avere un riferimento, no? Unico per raggiungere la competitività, allora ti puoi permettere di ascoltare tutti. È un pilota da ascoltare, quello che fa la differenza e quello che vince, perché se no non hai via di uscita, secondo me non hai via di uscita, perché puoi, e poi certo, le informazioni le devi prendere, però la direzione da prendere è quella che serve al pilota, che ti può far vincere sicuramente.
e secondo me questo unico pilota in questo momento che lo può fare con una Honda è Marc Márquez. Poi magari Mir ci stupirà, Oscar, non lo so. Sì, infatti, Alberto Puig, quello che dice è quello, no? Quando Alex Márquez sta al undicesimo, quando Nakagami sta al dodicesimo, quando Pol stava al quindicesimo, arrivava Marc e faceva secondo, faceva terzo, allora la moto va. Allora questa la moto va. Andrà peggio o andrà meglio, ma se questa si chiama Marc Márquez, va sulla moto e va, è perché la moto va. Allora non c'è niente da dire agli altri. Questo, okay, hai una ragione per sviluppare una moto. Ma però, quando hai uno come Joan Mir, campione del mondo, quando hai uno come Les Rins, campione del mondo, e che oggi ancora non ha parlato Alberto Puig con Joan Mir, ostia, mi sembra un po'... È pesante, pesante. Ok, fatemi fare una prova, tanto stasera non funziona niente, ci provo ancora, mi fermo, e poi rispondiamo a Giacomo, che ha una riflessione riguardo a noi, no? Ai nostri pensieri sulla Honda, siamo un po' troppo dubbiosi per Giacomo, però fatemi tentare un'altra pausa, poi torno da voi e vediamo di rispondere. Arrivo subito, spero. Senti la potenza balsamica di Golia Active Plus. Respira Golia. Vieni a scoprire in JB Cars nuova Range Rover Evoque, disponibile nelle motorizzazioni ibrida diesel, ibrida benzina e anche plug-in con un'autonomia totalmente elettrica di 50 km. Ti aspettiamo a provarla e vederla in JB Cars. Una panda? Due panda? No, tante panda! Dove? Ma solo da Fassina al Car Village, via Grassi 98 Milano. Se cerchi una vettura, qua la trovi di sicuro. Kimoto, concessionario moto e scooter a Paderno Dugnano. Ampia disponibilità di veicoli delle... Non funziona nulla, vi chiedo scusa, ma va bene così. Allora, invece no, il commento era quello di Giacomo. Eccolo qua, aspetta che mi stai scappando. Giacomo che dice, Bob, non capisco, no, i vostri discorsi sulla Honda. Hanno detto che il motore sono ok, devo sistemare gli step che hanno programmato. Márquez ha detto che sarà a ridosso del podio. Allora, ragazzi... noi vi abbiamo detto le cose come stanno, perché se io e Oscar settimana scorsa vi abbiamo detto che se la HRC ha affidato a un reparto che si occupa delle moto di serie di fare una moto per farla provare a Márquez, vuol dire che c'è un bel casino, no? Che di motore vadano bene, ve lo diciamo da mesi, il motore, per quanto ne sappiamo, non è il problema, ve lo diciamo da sempre, no? Chiaro, ve l'ha detto Márquez, ci credete, no? Però ve l'abbiamo detto da sempre. È l'insieme che non funziona come vorrebbe Márquez e come vorrebbero gli altri piloti. È un insieme che non permette alla Honda di stare agganciata alla Ducati. Quando questi aprono, vanno via. Ed è la stessa cosa identica, e Oscar, che parla anche con Quartararo, gli avrà detto questa cosa, perché il problema è che non riescono a stare vicino a Ducati, nonostante di motore non prendano più quello che pigliavano prima. Per cui io non lo so, io mi auguro che ci sbagliamo, ma me lo auguro per il campionato. Non si sta facendo discorsi di tifoseria, si sta facendo discorsi di spettacolo, no? Che ci sia la Honda, che ci sia la Yamaha di Quartararo, che ci sia la KTM, l'Aprilia già lì, è più bello per noi. Per cui speriamo che sia così, però Giacomo, non è che stiamo facendo dei discorsi così campati per aria perché abbiamo delle sensazioni. Vi riportiamo quello che sappiamo. Ho detto bene, Oscar, o no? Sì, hai detto bene, hai detto benissimo. Non credo che sia un problema, perché io credo che Carmelo ha visto quanto importante è Marc Márquez nel campionato. Non c'è Valentino Rossi, non c'era Marc Márquez. Io penso che Carmelo Spelletta sarà preoccupato anche perché Marc Márquez non sia davanti, perché alla fine questo funziona così. Un pilota che come Jerez parte l'ultimo e fa una gara che passa a tutti, arriva America e fa lo stesso, uno che fa lo spettacolo, che è un show, che è un pilota che la Red Bull mette tutta la potenza economica sopra lui, perché è così, no? Márquez è Márquez, con tutto il mio rispetto a Pecco Bagnaia, con tutto il mio rispetto a Fabio Quartararo, quello che ha fatto Márquez fino adesso è un spettacolo, e io credo che torna in un interesse molto speciale in che Márquez sia nel campionato. Ovviamente, se non c'è Márquez, ci sono altri 10 piloti che si sbattono per vincere, però tutti sappiamo che questo funziona come funziona. Certo, chiama merito da linea, più bravo è stato, assolutamente sì, Riccardo, siamo tutti d'accordo, lo diciamo da sempre, vero Gigi? Che siamo d'accordo su questo. Per me no, ci ha messo 10 anni a vincere, perché allora, se uno è bravo arriva e vince, è arrivato il 2015,
Allora, abbiamo parlato prima che dovevamo seguire tutti i piloti. Lui è arrivato, che ne ha seguito uno, solo Dovizioso. Giustamente, gli altri non... E questo gli ha dato il premio negli anni, diciamo così, perché lui sarà bravo, ma se non hai uno che ti dà l'indirizzo, e come ti abbiamo dimostrato, Bastianini con la moto di Dovizioso è stato davanti tutto l'anno. Perciò lui è stato bravo, ma da solo vale come gli altri. Adesso, gli altri è giusto che seguono il primo, la Yamaha segue Quartararo, perché abbiamo parlato che la Ducati parla con tutti, ma dobbiamo anche pensare che adesso con la Ducati stanno davanti tutti. Perciò è molto facile questo, parlare con tutti. Se ne avessero uno, come hanno avuto in passato, che sta davanti, gli altri no, vai tranquillo che neanche loro vanno dal quinto, dal sesto, dal ventesimo. Perciò questo giochino che vogliamo far credere che sono bravi, gentili, più intelligenti degli altri, è solo il momento. Bisogna vedere quando dovranno rincorrere ancora. Perché Vinales è andato via, non perché non l'ascoltavano, è andato via perché quell'altro è diventato campione del mondo e lui arrivava decimo. Allora è andato in un altro posto dove non c'è aspettativa e dove va tutto bene, perché come vi ho detto tante volte, quest'anno Bagnaia è strafavorito, non perché uno che vince un campionato recupera 100 punti, 100, e ha questa moto, non può perdere. E quest'anno devi dimostrare che ha vinto per merito, perché quando parti per vincere e vinci, allora sei bravo. Quando invece tutto quello che fai, come ha fatto Vinales con la Aprilia, va bene, allora è diverso. Però lui aveva la moto che Quartararo ha vinto e non ha vinto. E allora è andato via. Gli altri alla Honda non vanno perché hanno paura, non c'è più i piloti di una volta. Hanno paura di Marquez. Oh, secondo me Gigi, guarda, posso, io ribadisco che secondo me Dallini è stato più bravo e c'è poco da fare, no. Perché qui la moto migliore non è che l'ha fatta, ha vinto quest'anno, perché vabbè, era arrivato il momento, era giusto, la serie di coincidenze che servono, ma è la moto migliore da 6 anni almeno, per cui non diciamo che non è più bravo. È stato allora io ti dico, è la moto migliore, Bob, ma questa moto qua, perché è fatta lui? Allora ti dico, se è sempre stata così tanto migliore, perché solo Dovizioso combatteva con Marquez? Ma, non esisteva. Perché Dovizioso ha trovato Marquez, altrimenti avrebbero vinto 6 campionati di fila. Dovizioso in quel momento era anche oltre gli altri, perché gli altri non andavano come lui. Boh, non lo so cosa ne pensano Guario e Gasolio, però io rimango convinto che sia stato più bravo Dallini in questi anni. Io stavo pensando alla tecnica del motore. Non sarà merito dell'esmodromico? Non sarà merito dell'Audi? No, non lo so. Mettiamo il caso. Andiamo a vedere un attimo la conformazione di quel motore. È l'unico desmodromico che c'è. Che quando debuttarono in MotoGP, mi ricordo che dissero si spaccherà tutto perché il desmotromico ha troppi leveraggi per muovere le valvole, perciò è troppo delicato a quei regimi, ovviamente. E adesso invece il motore non si rompe, va anche forte. Non sarà merito di questo, oltre che di Dallinia? Non lo so, no. Ognuno poi ha la propria caratteristica, ma non credo, per me no. Io ho lavorato 6-7 anni con Dallinia in Aprilia, era il mio capo tecnico e ti dico che è un campione Dallinia, Gigi è un campione, è una testa di Dio, ha fatto una moto che per me è la numero uno adesso in questo momento, sicuramente ovviamente è l'aiuto di Audi, il budget che ha messo Audi l'ha aiutato, ma ti dico, la testa di Gigi, lo furbo che è Gigi, perché lui è super furbo, lui è stato sempre al limite di tutte le rules, di tutto, dove la Honda si cagava, dove la Yamaha si cagava, lui faceva un step in più che era sempre dentro delle regole, ma al limite sempre. Ma è questo perché è molto furbo, sempre, con l'aerodinamica. Chi ha lavorato con l'aerodinamica? Chi? Nessuno, la Ducati, Gigi che ha lavorato con l'aerodinamica, e tutti hanno andato indietro. La Suzuki andò indietro, Yamaha andò indietro, Honda ha copiato, tutto si è copiato. Per me Gigi è impossibile pensare di restarle merito a Gigi, perché per me è un numero uno. Sì. Guaro, tu cosa ne pensi? Poi vi lascio andare. Ti posso confermare anch'io di quando ero in Aprilia e quando io comunque ho vinto in America con la Guzzi, ho avuto a che fare con Gigi per dover fare delle cose. Noi abbiamo avuto a che fare... per dover fare delle cose, perché comunque
Gusti era già del gruppo Piaggio, Aprilia era del gruppo Piaggio e abbiamo ci siamo interfacciati. Gigi, questa cosa che ha detto Oscar è molto vera. Lui non dorme la notte per poter scoprire qualche cosa al limite che possa fare la differenza. Questa è la sua grande forza ed è uno che non si accontenta mai. Non è che lui quest'anno ha vinto il mondiale e è a posto, no. Lui vuol vincere l'anno prossimo ancora, l'altro anno ancora. È uno che non si accontenta mai. E questa è una forza, no? E in più è uno molto capace di tenere sulla corda l'ambiente di lavoro. Nel senso che tutti sono sul pezzo, perché lui è il primo a essere sul pezzo. E questa è una sua grande qualità, te lo posso dire. Poi se tecnicamente sia così avanti, l'aerodinamica, ti posso dire, Oscar, la Ducati era partita già prima che arrivasse Gigi. Le ali, se ti ricordi, anche l'ultimo anno che c'era Chesi, le ali le avevano già il primo anno di Doohan. E te lo posso dire perché le prime le ha provate mio fratello in Galleria del Vento e anche in pista. Quindi era già, diciamo, un'area dove Ducati cominciava a lavorare prima degli altri. Poi Gigi ovviamente è uno che, se c'è un know-how, se c'è delle possibilità, le sfrutta al 100%. No, anzi, al 110%, sbagliato, al 110%. Quindi è molto bravo, è uno che quando è a capo di un reparto corse fa la differenza. Posso dirtelo. Ok. Va bene, dai, tutti d'accordo tranne Gigi, che è scuro in volto e ancora no, più incazzato del solito, Gigi. No, no, io è bello che ognuno abbia la propria idea, no? Ma certo, ma assolutamente sì, l'ho visto molto me, scuro. Per me se uno è un fenomeno, arriva e vince. Ci ha voluto 10 anni, perciò 10 anni, soldi dell'Audi, l'investimento ordinato delle cose dell'Audi, perciò non dico mica che non sia moltissimo, molto bravo, ma quello secondo me che se va via dalla Ducati e va alla Aprilia e vince, ti dico di no. Tant'è vero che l'Aprilia è andato via lui, in 10 anni hanno ricreato un gruppo senza lui che alla fine sta davanti, e non possiamo dire che l'Aprilia adesso non sia stata innovativa. Ma no, l'Aprilia c'è un altro molto bravo sotto quell'aspetto lì. E all'amor di Dio, ma alla fine sembra creato un gruppo senza lui, Gianfranco. Che è Romano Albesiano è un altro... Che era con lui. Era con lui, ma lui viene dalla Cagiva, c'ha un know-how. Quando era con lui, molto indietro. Quando era con lui non aveva un po' le mani libere. Non faceva niente, no, era nella produzione. No, non aveva le mani libere, no? No, ma era in produzione. Certo. Quando c'era Gigi, Romano Albesiano era in produzione del gruppo. Ti posso dire, è stato il capo, il responsabile tecnico della California 1004. Quindi te lo posso dire. E allora è possibile che uno rimanga in produzione e dopo va via, casualmente 10 anni creano una roba... Però è uno molto capace come Gigi Daligna, per questo che ti dico. L'Aprilia... Forse non abbiamo capito, non hai capito quello che ti voglio dire. No, ho capito, certo, che si può vincere anche senza di lui. Questo si può arrivare al competitivo anche senza lui. Scusate, chiudo con un minimo di polemica. Il messaggio di Stefano Tassi non mi piace, perché rispetto sempre, no, per tutti, avversario, quindi sa meno, ma dire che Quartararo è lo zimbello della MotoGP perché ha perso avendo 100 punti di vantaggio e nessuno lo dice, a detta di Stefano, io non lo so, questo messaggio, io spero che sia uno scherzo, perché lo zimbello è uno che si è difeso come un leone fino a quando ha potuto e fino a quando evidentemente il morale non ha ceduto, perché correre, se vai a correre domani con un 100 metrista e dopo un po' che ti dà 50 metri su 100, magari un po' ti girano i coglioni, ti scende la catena, Stefano, anche a te, no? Ti scenderebbe. Per cui lo zimbello, secondo me, lo pensa solo Stefano, di tutti quelli che ci stanno ascoltando, e mi spiace che ci siano dei pensieri così, no? Ha perso, quello gli ha recuperato tanto, però, insomma, non lo so, Oscar, poi potevo non passarlo, ma l'ho fatto passare il messaggio, perché ci tengo, no? Che sia comunque un gruppo di amici sportivi, non di... dare dello zimbello Quartararo, non lo so, non mi piace. No, Oscar? No, voleva dire, scusate, perché stava pensando una roba che voleva dirla, perché l'altro giorno sono stato 4 giorni lì in Ducati, Paolo Ciavatti mi ha fatto vedere un po' tutto dentro, il reparto corse, un po' tutto. Ovviamente, Gigi, io dico che
Chapeau por Gigi, por Dalinia, no? Però non tutto il merito di Gigi Dalinia, perché hanno vinto la Superbike, la MotoGP, hanno fatto una moto elettrica che fa paura. Allora, darle complimenti a tutto il gruppo Ducati, a Davide Tardossi, a Paolo Ciabatti, a tutto il gruppo, perché hanno fatto un lavoro della Madonna. Ovviamente, sta chiaro che con l'aiuto della Audi, però la Honda ha avuto l'aiuto tutta la vita della Honda Motor, che è un aiuto molto più grande che il della Audi. E allora, cercare solamente una persona per congratulare alla vittoria Ducati mi sembra egoista. Credo che lo merita tutto il gruppo Ducati, perché hanno fatto un lavoro della Madonna, tutta la famiglia Ducati, complimenti. Hai fatto bene a sottolinearlo, assolutamente sì. Ragazzi, io vi chiedo scusa per i problemi tecnici, era tanto che non mi succedeva, però purtroppo succede. Però grazie mille per essere stati con noi, grazie Oscar, grazie Guaro, grazie a Gasolio, che di solito dorme già da un paio di ore a quest'ora, come del resto Gigi Perotti. Grazie a tutti voi che siete stati collegati con noi, ci vediamo spero nelle prossime serate, risolviamo i problemi. Gasolio, soprattutto te, che hai contagiato tutti. Mi hai dato la colpa, che io non ne ho di colpa. No, eri te che faceva il trappo, no. Sentiva te, da lì è nato tutto il casino. Per cui, me non era lui. Sei tu, ok? Ciao, grazie ragazzi, buona serata a tutti. Ciao. Senti la potenza balsamica di Golia Active Plus. Respira Golia. Vieni a scoprire in JB Cars nuova Range Rover Evoque, disponibile nelle motorizzazioni ibrida, diesel, ibrida, benzina e anche plug-in con un'autonomia totalmente elettrica di 50 km. Ti aspettiamo a provarla e vederla in JB Cars. Una panda? Due panda? No, tante panda! Dove? Ma solo da Fassina al Car Village, via Grassi 98 Milano. Se cerchi una vettura, qua la trovi di sicuro. Chimoto, concessionario moto e scooter a Paderno Dugnano. Ampia disponibilità di veicoli delle migliori marche. Da Chimoto trovi sempre promozioni ed offerte speciali, ma soprattutto tanta esperienza, serietà e uno staff pronto a consigliarti al meglio. Ti aspetto, vieni a trovarci. Eccoci qua con tutti i nuovi scooter della gamma da turismo di Honda. ADV 350, XADV 750, il Forza 350 e il Forza 750. Cosa volete di più dalla vita? Alla Motostar trovate la moto per tutte le vostre esigenze. Vi aspettiamo! Ciao ragazzi, Marino Carburatori Bergamo, da 40 anni a vostra disposizione per ogni tipo di esigenza sulla vostra vettura. Banchi prova potenza, ottimizzazione, autodiagnosi. Qualsiasi cosa sapete dove trovarci, nei numeri sovraimpressioni. Ciao a tutti! Entra anche tu nel mondo Ducati. In Ducati Milano ti aspettiamo con passione, professionalità e competenza nelle nostre due sedi di Milano e di Sesto San Giovanni. Da noi troverai moto nuove e moto usate, ricambi, accessori, abbigliamento ed un'officina tecnica specializzata. Noi vogliamo conoscerti e tu ti aspettiamo. Senti la potenza balsamica di Golia Active Plus. Respira Golia. Una Lancia Y? Due Lancia Y? No, tante Lancia Y. Dove? Da Fassina al Car Village, via Grassi 98 Milano. Se cerchi una vettura, qua la trovi di sicuro. Ciao, sono Francesco, Yamaha di Sorno Motor Times. Vi aspettiamo numerosi per la gamma Yamaha nuovo. Abbiamo anche usato multimarca garantito fino a 2 anni. Officina chiaramente sia nella sede di Saronno che nella sede di Legnano. Venite a trovarci per comprare la vostra prossima moto. Ciao! Vi aspettiamo in JB Cars per scoprire e provare su strada la nuova Range Rover Velar, disponibile in motorizzazioni benzina ibrido, diesel ibrido oppure plug-in con un'autonomia solamente elettrica di 50 km. Vi aspettiamo in JB Cars. Sono Mattia Palumbo, consulente alle vendite Venus SPA a Monza, in Viale Sicilia numero 98. Da oggi tutto l'usato, selezionato, certificato e garantito Arval Premium Select con tutte le migliori marche sul mercato lo trovate qui. Oppure visitate il nostro sito www.venus-spa.it.
Ciao ragazzi, sono Giovanni, carburatori Bergamo. Da 40 anni che rettifichiamo questi carburatori, queste macchine, e continuiamo a farlo. Se avete bisogno di qualcosa, rivolgetevi ai numeri qua sotto. Grazie a tutti.